Ancora una sconfitta per l'Arezzo Calcio Femminile, che tra le mura amiche del Brunone Espoli perde per 2-0 contro il Ravenna Women, compagine retrocessa lo scorso anno dalla Serie A. Assente carta per infortunio, mister Lorenzini opta per il 4-2-3-1 con Razzolini terminale d'attacco. L'Arezzo si fa subito pericoloso con un cross di Simeone che sfiora l'incrocio dei pali della porta giallorossa. Qualche minuto più tardi Razzolini manda la palla in gol, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco qualche secondo prima per un offside. La risposta del Ravenna arriva al quarto d'ora, calcio piazzato a due in area di rigore, sventato da Mencucci. Alla mezz'ora ancora l'Arezzo pericoloso, conclusione ravvicinata di Razzolini, respinta da Copetti. Al 31esimo è Aterini che sfiora il palo con un gran tiro in corsa dal limite. Il Ravenna al 36esimo trova il gol che sblocca la partita, è un autogol di Baracchi che mette in rete involontariamente un tiro cross di Barbaresi, 1-0. Al 39esimo il Ravenna segna il raddoppio con Montecucco, l'arbitro però annulla su segnalazione del suo assistente. L'Arezzo torna pericoloso al 13esimo della ripresa con Di Fiore che manda fuori da buona posizione. Al 68esimo conclusione della distanza di Barbaresi, ottima la risposta di Antonelli che respinge. Al 36esimo calcio di punizione ancora di Barbaresi, la palla fa la barba al palo e va sul fondo. Un minuto dopo Burbassi ruba palla a Ferrazza, mette al centro per Cimatti che di testa colpisce il palo, sulla ribattuta c'è un fallo di mano che secondo l'arbitro è da calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso capitano Ravennate realizza. L'Arezzo ci prova fino alla fine a rendere meno amaro il punteggio, ma né Di Fiore né Razzolini riescono a trovare la via del gol. Ci siamo impegnate tanto tutta la settimana perché volevamo portare la prima vittoria, si è vista anche in campo, purtroppo sono capitate due occasioni e abbiamo preso gol su due errori, ci impegneremo, continueremo comunque sia a lavorare, ora dobbiamo tirare, stringere ancora di più i denti. Speriamo e vedremo che questa vittoria arriverà il prima possibile. Penso oggi abbiamo lavorato bene, io non posso dire nient'altro. Naturalmente aspettiamo ancora con ansia questo gol che ancora non è ancora arrivato, anche se ci sono viste buone cose. Quindi è come se ci fosse qualche... non si può dire. Non sta girando. Nel senso buono, perché la squadra si sta impegnando tanto, noi abbiamo fatto vedere oggi che siamo una buona squadra, che possiamo dare di più, che comunque ci lavoreremo e faremo bene. Lavoreremo tanto, continueremo a impegnarsi, non molleremo, non si molla, e raggiungeremo il nostro obiettivo.